mercato di gennaio, tre debutti nello Spezia, Romondini, Erzan e Millesi. 30 secondi per la prima azione d'attacco pericolosa del Bologna, si salva Dazzi su Bucchi, poi Carrus, ancora il portiere dello Spezia per la deviazione in corner. Calcio di punizione, Daino, arriva Terzi, compagno del reparto arretrato, e mette dentro per il gol del vantaggio, il suo primo in Serie B. Si ferma la linea difensiva dello Spezia, al tempo anche di prendere la mira Terzi. Bologna in vantaggio, poi dalla destra il cross di Lavecchia, Marazzina all'altezza del secondo palo colpisce. È in difficoltà la squadra di Soda, nel settore difensivo di sinistra, qui addirittura Marazzina gira all'esterno rispetto all'avversario e segna. Per lo Spezia la conclusione di Romondini, sulla traiettoria c'è Terzi. Sfortunato Manzoni, si ferma allora via libera per Daino, infortunio a Manzoni, e Bucchi, per lui un gioco da ragazzi, mettere dentro. Terzo gol, il secondo con terzo gol per il Bologna, il secondo per Bucchi dopo quello a Rimini. Sfortunato Manzoni perché un nuovo infortunio allo stesso piede, era stato fermo per alcuni mesi. La rovesciata di Bucchi con palla sulla traversa, nel frattempo nello Spezia c'è stato l'inserimento di Vicino al posto proprio dell'infortunato Manzoni, e Di Vicino merita questa riproposizione per un destro non assistito dalla buona sorte. Con il montaggio di Ezio Comani passiamo alla ripresa, e duello tra Guidetti e Castellini, la palla arriva a Millesi che fa fuori Antonioli e mette dentro. Millesi sul filo del fuorigioco, il mestiere di Guidetti che trattiene un po' anche Castellini, giusto timing da parte di Millesi che segna a porta vuota. Entra Zizzari proprio per Millesi, ad Hilton per Marazzina, e Zizzari sfiora il gol di testa su assistenza di Vicino. Poi Vagliani al debutto con il Bologna, si sistema la palla sul sinistro ad Hilton, l'opposizione di Dazzi, c'è da soffrire fino in fondo per il Bologna perché segna il secondo gol lo Spezia con Guidetti. Gol di grande astuzia, forse trattiene anche Terzi al momento del tiro con la punta del piede sinistro. Però arriva il calcio di rigore per il Bologna per questo intervento di Tedeschi su Bombardini, subentrato a Bucchi, secondo giallo per Tedeschi, dunque Spezia in 10 contro 11, ma Carrus dal dischetto non sfrutta la chance. Quarto rigore sbagliato dal Bologna in questo campionato, ma il Bologna ottiene comunque la vittoria. Possono essere soddisfatti i tifosi dello Spezia per la prestazione della loro squadra complessivamente. Possiamo staccare con